Siamo all'interno dello spazio Concept, uno spazio espositivo di Milano dedicato alle nuove tendenze e alle presentazioni di artisti inediti. In questo caso siamo nella mostra degli Urluk, un gruppo milanese che è uscito alle cronache attraverso il progetto dell'inanellamento della scultura Love, la statua di Maurizio Catelon col dito medio installato in Piazza Affari. Tutto parte dal concetto di contenitore artistico. Artistico, cioè l'elemento da cui inizia l'espressione, sono le radiografie degli arti. La mostra si sviluppa attraverso diversi temi, per esempio appunto c'è tutta la parte del contenitore artistico che nella prima versione è stata presentata presso la sala Pergolesi della stazione ferroviaria di Milano, poi abbiamo una stanza interamente dedicata al concetto delle quadrografie, una stanza buia dove vedrete in primo piano il monolito che è l'opera prima da cui si generano appunto queste radiografie. Per gli Urluk l'immisurabilità dell'arte è l'elemento basilare da cui si sviluppa tutta l'espressione, il loro concetto, la loro poetica. Quando l'arte viene misurata si perde quell'aspetto di creatività e di libertà assoluta della creazione artistica, per cui ribaltando questo concetto della misurabilità verso l'immisurabilità dell'arte hanno creato una nuova unità di misura estetica basata sulla radiografia dei loro arti, che a questo punto hanno dato vita alle opere radiografate, che sono degli oggetti retroilluminati che rappresentano elementi estetici da loro rivisitati, per cui potete vedere Finger Road, che è una rivisitazione di Abbey Road dei Beatles, e poi altre iconografie come ad esempio i girasoli di Van Gogh. La nostra ricerca artistica parte da tante contaminazioni, è diramata. Noi amiamo fare la performance, facciamo dei videoclip a livello familiare, però con tanto spirito. In più abbiamo scritti, stiamo scrivendo ancora tanto, e in più c'è sempre un fine legato al sociale. Questi numeri che si vedono nel concetto del contenitore artistico è che, siccome noi contenevamo arte e tutti i contenitori bene o male hanno delle unità di misura per far vedere ciò che contengono, essendo l'arte un assunto immisurabile, noi abbiamo pensato di misurarla, cioè far finta di misurarla con delle unità di misura creative ed estetiche. E allora, giocando con la parola artistico, abbiamo preso gli arti degli artisti, li abbiamo radiografati, sono nati delle opere che si chiamano quadrografie, e queste opere sono delle unità di misura soggettive e quindi danno la possibilità al contenitore di avere la capacità di contenere l'arte. La sinergia funziona in questo senso: siamo diversi, siamo amici, l'unico filo conduttore vero, reale che ci unisce è quello della, come dire, una certa amicizia d'onore. Questo fa sì che comunque il legame sia fortissimo e riesca a superare qualsiasi avversità, qualsiasi problema. La provocazione, l'intento cercato, a volte ostinatamente, di far risultare bene questa provocazione ha una sola spiegazione: vogliamo dare. Non è un lavoro intimistico, non è un lavoro per noi, è un lavoro per tutti. Il bianco e il nero nascono dal concetto del Tao, filosofia orientale, e a un certo momento, siccome sono i due opposti che contengono il tutto, e nel tutto noi ci muoviamo. Quindi sempre il Tao è un contenitore evolutivo, e noi facciamo arte nell'evoluzione, cioè quindi non ci fermiamo solo ed esclusivamente a questo che state vedendo, ma abbiamo in mente altri progetti già scritti e in evoluzione. Abbiamo in mente di coinvolgere dei social network in questo modo di fare arte, perché se vogliamo fare arte che parla anche di sociale, a un certo momento
Internet è una forma di comunicazione velocissima, è una forma di comunicazione che ti dà la possibilità di entrare in contatto con tante persone. Noi vorremmo collaborare con tante persone per creare delle opere sociali.